Ciao amici, io sono Franny e sono qui sul Far della Sera per parlarvi di Le nostre anime di notte di Kentaruf. Dopo mesi e mesi che desideravo ardentemente leggere questo libro, finalmente ci sono riuscita ed è stata un'esperienza di lettura incredibilmente meravigliosa e ne sono davvero felice perché mi sento arricchita dentro e mi ha dato qualcosa di importante, sono davvero riconoscente di questo. Quindi Le nostre anime di notte parla di Eddie e Lewis, due anziani che hanno perso i rispettivi compagni di vita e che vivono in un piccolo villaggio americano chiamato Holt. E la storia comincia con Eddie che chiama Lewis e gli chiede di trascorrere la notte insieme, senza fare nulla di che, semplicemente stare insieme nello stesso letto e dormire insieme. Questo perché per Eddie è veramente difficile stare la notte da sola, il momento in cui più nella giornata avverte la solitudine e il peso della vecchiaia. Dopo un'iniziale titubanza, Lewis acconsente e naturalmente da lì comincerà questa nuova avventura che li vede protagonisti e che mi ha davvero riscaldato il cuore. È un romanzo, penso, importante da leggere al giorno d'oggi, in quanto per tutta la durata del libro è presente il tema del giudizio degli altri, il fatto che gli abitanti del villaggio di Holt li giudicheranno per quello che stanno facendo, li accuseranno di comportamenti sbagliati, immorali e troppo giovanili, non appropriati alla loro età. E naturalmente queste critiche, queste maldicenze, queste accuse andranno ad influenzarli negativamente, andranno a condizionarli, a cambiare il loro comportamento, il loro atteggiamento e a cambiare anche il corso delle loro vite. La cosa più grave che fa veramente rabbia è il fatto che non soltanto questi giudizi negativi provengono dagli abitanti del villaggio, provengono dagli stessi familiari dei nostri due protagonisti. La maggior parte delle volte, quando decidiamo di fare qualcosa, quando vogliamo intraprendere qualcosa di nuovo, subito pensiamo: cosa diranno gli altri? Cosa penseranno i miei genitori? Cosa penseranno i miei amici? Cosa penserà il mio ragazzo, la mia ragazza? Insomma, non siamo completamente liberi nelle nostre scelte, soprattutto in una società dove i social media o la televisione, gli stereotipi, i modelli che vengono inculcati nelle nostre menti hanno un peso così forte sulla nostra mente. Per questo penso sia davvero importante leggere questo libro, capire che dovremmo dar meno peso a ciò che dicono gli altri e maggior peso a ciò che vogliamo noi. E a testimonianza di questo, a testimonianza del fatto che alla fine siamo noi o a giovare o a soffrire per le nostre azioni, vediamo come all'inizio del libro Eddie e Lewis sono due anziani che si sono rassegnati alla vita, che stanno essenzialmente aspettando di morire, vivono la stessa routine giorno dopo giorno, non fanno mai niente di nuovo, sono sempre soli, ma man mano che cominciano a parlarsi, man mano che cominciano a tenersi per mano, a vivere questa nuova avventura insieme, ritornano alla vita, ritornano ad uscire, ad andare in ristoranti, a farsi vedere dalla gente, a guardare partite di baseball, insomma li vediamo rinascere, li vediamo come dall'imbarazzo iniziale pian piano si aprono, cominciano a far emergere quelle che sono le loro speranze, le loro paure, ritorna quella gioia di vivere, non soltanto però gioia di vivere, anche quella sensazione di speranza verso il futuro, di chissà che cosa avrà in serbo domani per me, chissà che cosa ci sarà di nuovo ad aspettarmi, chissà quali meraviglie mi aspettano. Penso sia incredibile riuscire a quell'età trovare quella freschezza, quel desiderio di andare avanti, di continuare a vivere. Questo libro è scritto con una delicatezza sconfinata che mi ha commosso, lo dico sul serio, ed è scritto almeno per la maggior parte come se la storia fosse sospesa nel tempo, come se non ci fosse alcuna fretta, come se questi due anziani pian piano si stessero riscoprendo senza pressioni, con tutto il tempo, con tutta la delicatezza, con tutta la calma di questo mondo. Ed è questa anche la sensazione che si prova in quanto lettori, di pace, di calore, di stare a casa propria. E impariamo a conoscere anche gli abitanti di Holt come se fossero
le persone che incontriamo tutti i giorni quando usciamo a fare la spesa o quando andiamo al bar sotto casa, come se imparassimo a conoscere i gesti, le azioni tipiche, caratteristiche di ciascun personaggio, e questo attraverso gli occhi dei due personaggi principali, di Eddie e Lewis. Poi, quando si arriva agli ultimi capitoli, alle ultime pagine, qualcosa cambia, qualcosa scatta e vediamo che il tono dello scrittore si altera bruscamente. E questa cosa all'inizio mi aveva lasciato un attimo interdetta perché non capivo da cosa fosse causato questo cambiamento. Poi, quando sono arrivata alla fine di questo libro e ho letto la nota del traduttore, ho capito, e cioè Kentaruf stava morendo mentre scriveva questo libro. E la cosa che mi ha più colpito e sconvolto, in senso diciamo positivo, è il fatto che queste sensazioni che provava lo scrittore, quindi l'ansia di voler finire in tempo, la corsa contro il tempo, questa agitazione, questa irrequietezza, si è tradotta perfettamente nei personaggi, cioè questo suo stato d'animo si rispecchia in Eddie e Lewis perché succedono una serie di eventi che fanno provare questi stessi sentimenti anche ai personaggi. Mentre prima erano appunto sospesi nel tempo, senza fretta, con tutta la calma di questo mondo, adesso anche loro avvertono di più la precarietà e la fragilità della vecchiaia, della loro età. E quindi questo intreccio che lega in modo così forte la vita dell'autore ai personaggi è qualcosa di sconvolgente, è qualcosa che davvero mi ha lasciato stupefatta. È come se per un momento la mia mente ha avuto bisogno di fermarsi per assorbire e digerire, ed elaborare questa, metabolizzare questa capacità che l'autore ha avuto. Insomma, è qualcosa che è difficile da descrivere a parole. Spero si sia capito in qualche modo ciò che stavo cercando di esprimere, perché penso sia davvero difficile da tradurre in parole ciò che ho provato in quel momento. C'è stata una sorta di illuminazione, di colpo di genio. Insomma, è stato fantastico, purtroppo triste per l'autore, naturalmente mi dispiace tantissimo, ma il modo in cui è riuscito a farlo mi ha davvero lasciata senza parole, esterrefatta, davvero è stato incredibile. Grazie ad uno di voi che ha lasciato un commento ad uno dei miei video precedenti, ho scoperto che esisteva un adattamento cinematografico di questo libro, e quindi naturalmente appena ho finito di leggerlo non ho potuto esimermi dall'andare a vedere anche il film, e devo dire che Netflix ha fatto un lavoro straordinario con l'adattamento, perché nel film si percepisce quella stessa sensazione di casa, di familiarità, di sospensione nel tempo, di tutta la calma di questo mondo. Ed è stato fantastico riprovare quelle stesse sensazioni. E il mio cane che abbaia. Piccolo patato. Anche il film, così come il libro, è di una semplicità unica. Fa affidamento soprattutto sulle impeccabili performance degli attori scelti per Eddie e Lewis. L'unica cosa che hanno cambiato è il finale. Naturalmente non sto a dirvi cosa succede perché non voglio spoilerarvi, non voglio rovinarvi il piacere della lettura nel caso in cui non abbiate ancora sperimentato la bellezza di questo libro. In poche parole, nel film la conclusione è determinata dalla decisione di Eddie, della protagonista, mentre invece nel libro il finale è determinato dall'azione di altri. Sono altri che costringono Eddie a prendere una certa decisione. Quindi, mentre nel film comunque ti si spezza un pochettino il cuore, comunque resti commossa e davvero viene da piangere lo stesso. Nel libro, insieme alla commozione, insieme alle lacrime, provi rabbia, proprio perché non è giusto che siano gli altri a dettare il corso della tua vita. E questa cosa davvero mi ha dato un nervoso tremendo, ma non è colpa del libro, cioè nel senso è l'obiettivo del libro, l'obiettivo è proprio provare questa rabbia e
incanalarla in un comportamento positivo, incanalarla nel miglioramento della propria persona e nell'apprendimento di una lezione fondamentale, cioè che noi dobbiamo essere gli artefici del nostro destino, noi abbiamo il potere di scegliere come andare avanti nella nostra vita, indipendentemente da quello che vorrebbero gli altri, indipendentemente da quello che ci dicono di fare. Non è che non dobbiamo ascoltare consigli, assolutamente, però dobbiamo scegliere noi cosa è meglio per noi stessi. Un'ultima cosa prima di andare, Ruth. Voglio fare un piccolo tributo a Ruth, che è il mio personaggio preferito di questo libro. Lei è la migliore amica di Eddie e, se non sbaglio, è un po' più avanti con l'età. Nonostante sia più anziana, ha una tale vitalità e una tale apertura mentale che mi ha travolta e mi ha fatta sorridere in più parti del libro. E nel film anche c'è questa scena che è stata assolutamente fantastica. Ci sono lei ed Eddie in macchina a guardare una partita di baseball, mentre invece Lewis e il nipote di Eddie sono sugli spalti. Eddie le sta dicendo: Ruth, guarda che non è come credi, noi non stiamo facendo ciò che gli altri pensano, ciò che dicono di noi. E Ruth si volta e la guarda e dice: e perché diamine non lo state facendo? Cioè, insomma, un'anziana che ti viene a dire: ma scusami, se siete consenzienti, se siete felici, se vi trovate bene insieme, perché non andare oltre? Perché non fare ciò che gli altri stanno pensando che voi state già facendo? Insomma, che ve ne frega, vivete la vostra vita. Ma lo dice in modo così simpatico e vivace, liberatorio, che veramente mi ha fatto sorridere. È stata una scena meravigliosa, mi sono messa a ridere proprio a cuore aperto ed è stato fantastico. Quindi, morale della favola, tiriamo le somme. Se non avete ancora fatto, leggete questo libro, e se non avete ancora visto il film, vedetevi pure il film, perché è assolutamente fantastico. Netflix nails it, come si suol dire, cioè ha fatto un lavoro splendido. E alla fine del video vi dico che questo libro, prezzo di copertina di 17 euro, li vale tutti, sebbene sia abbastanza breve perché sono meno di 200 pagine. È stata un'esperienza meravigliosa, posso già dirvi che penso sarà una delle mie letture preferite del 2018, perché l'ho amato alla follia. Il mio video si conclude qui, vi ringrazio di cuore di essere stati qui in mia compagnia a sorbirvi i miei discorsi senza senso, senza ordine, sconclusionati come al solito. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo presto.